Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video tutorial di Celidonia Studio. Oggi impareremo a modellare un gattino in scala 1 a 12. Quindi noi coniglietti e topini scappiamo via e ci teniamo a distanza. Buon lavoro, ciao! Ciao a tutti anche da me e grazie coniglietto per le presentazioni. Allora, mani in pasta e andiamo a cominciare. Partiamo dalla nostra solita pallina di pasta sintetica e iniziamo a modellare il corpo. Definiamo l'attaccatura della zampina posteriore per poi modellarla. E ora pieghiamo per dare forma al piede. Facciamo una pallina per iniziare a modellare la testa. Pizzichiamo delicatamente per tirar fuori il musino poi saliamo per iniziare a definire le arcate oculari con il bulino. Andiamo poi pian piano a definire il volto, alternando bulini più grandi e più piccoli. Lisciamo e definiamo di tanto in tanto il lavoro fatto con un pennellino sintetico a punta piatta. Per modellare i particolari del volto possiamo aiutarci anche con lo sgarzino a punta tonda numero 0. Con l'uncino oppure con un ago disegniamo la bocca. Diamo la posa finale al corpo, raggomitolandolo su se stesso e poi andiamo a posizionare la testa.
Immaginiamo lo spazio eccessivo formatosi tra l'attaccatura della testa e il corpo con un pezzettino di pasta. Andiamo poi a lisciare e a definire i particolari. Modelliamo la coda e uniamola al corpo. Andiamo poi a creare due palline uguali per modellare le orecchie, che saranno due piccoli triangoli. Ora iniziamo a lavorare al manto, ma prima posizioniamo il lavoro su un tappo dalla base piatta per poter modellare più agevolmente. Alterniamo l'uso della miretta all'uncino per poter creare i differenti volumi del pelo. Sulla coda sarà un po' più lungo, quindi in proporzione anche le nostre incisioni saranno un po' più lunghe. Sulla testolina, invece, dobbiamo essere più delicati. Ora aggiungiamo le palpebre, che saranno due piccoli ovali di pasta. Definiamo poi l'espressione degli occhi chiusi e addormentati, che magari stanno sognando qualche topino. Controlliamo il profilo del volto e se ci accorgiamo che manca un po' di volume, possiamo aggiungerlo con un pezzettino di pasta. Thank you.
Dopo che abbiamo finito di creare il manto, possiamo cuocere il lavoro. Poi, con dell'acrilico nero diluito, iniziamo a colorare il manto. La prima stesura sarà molto leggera. Nella seconda stesura andremo ad intensificare il colore. Iniziamo poi a disegnare le linee per la tigratura. Dopo averle disegnate sulla testa, iniziamo a disegnarle anche sul corpo. Sulla zampina, infine sulla lunga coda. Definiamo i dettagli e gli occhi. Poi con il rosa coloriamo il nasino e la bocca. Una sfumatura all'interno delle orecchie. Ed ecco l'ultimato. Basterà dare un tocco di vernice lucida per paste sintetiche sul nasino e sugli occhi. Ora facciamo attenzione a non svegliarlo, perché non si sa mai. Non vorrei che si accorgesse che nello studio di Celidonia, dove è nato, è pieno zeppo di topini e di coniglietti. Il tutorial è terminato, speriamo vi siate divertiti. Se il video vi è piaciuto, supportate il canale iscrivendovi, commentando, mettendo mi piace, condividendo. Noi ci vediamo tra 2 settimane. Ciao! Aspettate, ci sono anche io. Volevo dirvi che noi vi aspettiamo sul nostro blog, tutti quanti.
e poi sulla nostra pagina Facebook, su Instagram e su Pinterest. Torniamo qui con un nuovo tutorial tra 2 settimane. Ciao ciao! Mi è sembrato di sentire un topino. No, mi sono sbagliato.